Nato nel 2006 come progetto dedicato alla velaterapia, Sognando Itaca ha un obiettivo: portare avanti un percorso di riabilitazione psicologica e migliorare la qualità della vita dei malati affetti da tumori del sangue. Ha fatto tappa nella città di Venezia la 14ª edizione dell'iniziativa promossa da AIL in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Siamo partiti da Trieste portando i primi malati a Trieste. Qui è la conferenza stampa ufficiale nazionale, quindi abbiamo avuto l'onore di avere qua, oltre il principale altro che ci ha ospitato, il presidente nazionale Pino Toro, degli illustri professori universitari, per parlare non solo di velaterapia che abbiamo portato noi con il nostro progetto che è nato sul lago di Garda e è stato esportato poi al mare, ma per parlare anche di ambiente e di salute, che sono tematiche strettamente correlate, perché noi utilizziamo l'ambiente, quindi il mare, per la velaterapia. È chiaro che se il mare è sofferente tanto quanto i nostri ammalati, non diamo un buon servizio, perché la natura è terapeutica e deve essere preservata e tenuta bene, quindi anche un discorso educazionale, un discorso di sottolineatura che lo facciamo nei circoli medici che ci ospitano, nella popolazione che ascolta quello che è il nostro messaggio, che è sì di riabilitazione psicologica del paziente in modo che recuperi al 100% le sue condizioni e torni a vivere, ma anche rispettando un ambiente che è straordinariamente importante. Quindicina di malati che sono saliti a Trieste erano entusiasti, dopo un iniziale timore del mare per questa boretta che c'era, poi hanno preso confidenza con l'equipaggio e confidenza con l'imbarcazione, li abbiamo messi al timone dell'imbarcazione, hanno cambiato completamente il loro atteggiamento, sono divertiti in maniera straordinaria, ma soprattutto abbiamo visto la felicità nei loro volti, nei loro occhi, che era la nostra felicità. Allora, il progetto Itaca ha come obiettivo principale quello di puntare l'attenzione sul tema della qualità di vita in ematologia. Partecipare al progetto Itaca equivale a darsi l'opportunità di prendere in mano il timone della propria vita, di allenarsi a regolare le vele in funzione di dove tira il vento. Noi sappiamo bene come tante volte i nostri pazienti siano chiamati a fare i conti con i limiti imposti dalla malattia e dalle terapie. Ecco, il progetto Itaca è uno strumento metaforico che offre loro l'opportunità di continuare ad andare a valorizzare le risorse residue che fanno parte di loro e della loro vita e cercare in qualche modo di smussare i limiti e di andare a prendersi tutto ciò che di bello la vita ancora gli può offrire. La giornata sta andando bene perché c'è il massimo di partecipazione istituzionale delle associazioni del volontariato, eccetera. L'Itaca Day a Venezia vuol dire conferenza stampa nazionale e la presenza appunto delle autorità più importanti. AIL continua assolutamente a assistere i pazienti. Per noi i pazienti, diciamo che vengono al primo posto, nel senso che cerchiamo di essere sempre vicini alle famiglie, ai parenti, e quindi sostenerli con i trasporti, le case alloggi, i contributi economici, eccetera. E la parola di speranza è molto importante, per questo facciamo questo genere di manifestazioni, sensibilizzazione e per avere un ritorno da parte della popolazione veramente incredibile. La gente è generosissima, abbiamo una presenza sul territorio anche molto forte. In tutta Italia ci sono migliaia di volontari, qui a Venezia e abbiamo la sezione provinciale. L'indicazione per tutti è: rivolgetevi ai nostri siti, andate su www.ail.it oppure www.ail.venezia nel caso.it e avete tantissime informazioni che io qui per brevità non vi posso certo dare.